cibo falso. È la campagna che abbiamo seguito, che ho lanciato insieme al presidente nazionale di Coldiretti qualche settimana fa e che finalmente è vicina al primo obiettivo. 100.000 firme raccolte in queste settimane nei mercati di campagna amica, nei mercati degli agricoltori in tutta Italia, con un obiettivo: chiedere all'Unione Europea una cosa semplice e doverosa. Vogliamo l'etichettatura e la tracciabilità all'origine di tutto ciò che mangiamo, cioè noi vogliamo sapere quella pasta da che grano è fatta, il grano da dove viene, quell'olio da quale olive è stato, come dire, ottenuto, e via dicendo. È un diritto? Assolutamente sì, è un diritto di me consumatore che voglio sapere cosa mangio, ed è il diritto del buon agricoltore che vuole poter far riconoscere il prodotto, visto che ci ha messo cuore, passione, onestà, quando è un agricoltore onesto. E contro questo c'è a volte invece un'azione forte di alcuni multinazionali che vogliono comprare prodotti anche a prezzo il più basso possibile, magari in posti del pianeta dove non ci sono garantiti i diritti dei bambini e dei lavoratori, e darci un prodotto che magari costa di meno ma ha qualità, diciamo, organolettiche o semplicemente energetiche o semplicemente qualunque qualità, molto scadente. Allora, il problema: noi nella vita non dobbiamo rimpinzarci, dobbiamo nutrirci, e nutrirci bene. E questa è una caratteristica importante di tutte le campagne sulla nutrizione. E soprattutto in Europa questo è importante, perché dichiarazioni come quella del commissario europeo alla sanità, che ha detto che gli OGM fanno bene perché tanto tutti ci evolviamo e anche i prodotti transgenici sono positivi, ebbene, è un falso ed è un regalo alle multinazionali del cibo spazzatura. Perché? Perché noi dobbiamo dire con chiarezza che una cosa è l'evoluzione naturale, tutti noi siamo frutti di un'evoluzione naturale, e molte delle cose che noi abbiamo, dei nostri prodotti dell'agricoltura, sono anche prodotti di innesti, di miglioramento genetico, ma fatto secondo, come dire, quello che madre natura consente. Ben diverso è mescolare in modo abbastanza, come dire, disordinato, oppure in modo abbastanza imprudente, usiamo questo, non tenendo conto del principio di precauzione, diverse, addirittura, come dire, diverse specie. Cioè, è evidente che un virus non riesce a, come dire, ad abbinarsi, ad accoppiarsi con una fragola, e viceversa, cose di varia natura, ma soprattutto molto di questo cosiddetto miglioramento genetico fatto secondo le regole degli OGM, dei prodotti transgenici, non sappiamo esattamente che impatto ha sull'ambiente. Abbiamo dei dubbi che sulla distanza possa avere un impatto sulla salute delle persone che si nutrono di questi prodotti. In molti casi hanno anche come caratteristica quella di essere utili solo alle multinazionali che hanno il brevetto di quel seme, che è un seme che non riesce a riprodursi, quindi quel seme, se tu lo pianti, non ti dà di nuovo un altro seme, ma al contrario tu agricoltore devi comprarlo ogni volta, quindi si rompe anche, come dire, questo percorso naturale di quello che dici: chi semina raccoglie. Ecco, in questo caso chi semina ha un prodotto ma poi non ha di nuovo la possibilità da quella raccolta di continuare a seminare, e quindi diventa schiavo di chi vuole creare una dipendenza economica di questi agricoltori, tra virgolette, abituati agli OGM. Quindi, con molta chiarezza e trasparenza, una cosa sono le evoluzioni che madre natura consente, sulle quali anzi bisogna essere attenti, bisogna assecondare i cicli naturali. Una cosa è utilizzare un'attività sulla genetica per salvare vite umane, nella sanità, nel creare, come dire, medicine che servono a salvare la vita. Una cosa ben diversa è parlare degli OGM in agricoltura. Perché il commissario alla sanità parla degli OGM in agricoltura? È come quando io ero ministro dell'agricoltura e il ministro della sanità diceva: ma io sugli OGM. E io giustamente dicevo: guardate, una cosa è l'agricoltura, una cosa è la sanità. E allora, quando il commissario europeo della sanità, a volte anche pressato dalle grandi multinazionali farmaceutiche, parla di agricoltura, mi viene qualche sospetto. Anche perché non dimentichiamoci che sono le grandi multinazionali farmaceutiche che hanno anche la proprietà dei pesticidi che si usano in molti campi, e a volte anche troppo, e che sono pericolosi, e dei prodotti OGM che in molti casi sono dei semi che sono trattati con modifiche genetiche per essere ancora più resistenti ai pesticidi. Cioè, che significa? Che se io in un campo ho piantato quel seme, posso riempirci ancora di più di sostanze chimiche
che molto spesso possono andare anche a contaminare la falda dell'acqua sottostante. Mentre invece il percorso sano è quello di andare verso un'agricoltura sempre meno dipendente dalla chimica e dai pesticidi, che sia sempre più biologica, che sia sempre più amica della natura e che salvaguardi anche la bellezza della natura, tra cui gli insetti, le api, e quindi fare in modo che la lotta a quelli che possono essere i parassiti delle piante, eccetera, sia fatta con sistemi naturali e non riempendo di prodotti chimici i prodotti, come dire, il cibo che noi mangiamo. Ecco una delle sfide importanti, perciò stop cibo falso per avere la tracciabilità di tutto. Io voglio sapere cosa mangio, voglio sapere se un prodotto è transgenico o è biologico e da dove viene e come è stato fatto. Questa è una delle grandi sfide sulle quali noi continueremo ad andare avanti, e per fortuna negli anni l'Italia si è caratterizzata come un paese sempre più attento alla qualità di ciò che mangiamo. E torniamo sempre con Jimmy Ghione, che è il testimonial delle campagne che stiamo realizzando come Fondazione Univerde insieme a Campagna Amica, Coldiretti, per dire stop al cibo falso e quindi al cibo taroccato, per la campagna che abbiamo voluto chiamare proprio Stop Cibo Falso. È una campagna avviata insieme a Campagna Amica, Coldiretti, che l'hanno promossa, che la stiamo sostenendo con una raccolta di firme in tutti i mercati di Campagna Amica che si tengono il sabato e la domenica in centinaia e centinaia di piazze e di posti in Italia. Abbiamo superato le 20.000 firme già nelle prime settimane di raccolta e l'obiettivo è molto semplice: è una petizione alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo per dire che occorre l'etichettatura d'origine di tutti i prodotti. La Commissione Europea ha finalmente, dopo anni di sollecitazioni, di nostre battaglie, varato una bozza di regolamento che dice che bisogna etichettare i prodotti, ma udite udite, grazie alla pressione delle lobby delle multinazionali, ha detto sì, bisogna etichettare i prodotti all'origine, ma salvo quando ci sono i marchi commerciali. Quindi le grandi multinazionali, i grandi prodotti, il 90% dei prodotti che vediamo sui supermercati ha un marchio commerciale, non dovrebbero dirci da dove viene il grano, da dove viene l'oliva, da dove vengono, dove viene il latte, da dove viene il pomodoro. Esattamente un regalo a quelle truffe dei prodotti tarocchi contro i quali ci siamo battuti e contro i quali proprio Jimmy ha fatto moltissimi interventi. Quindi il Parlamento Europeo blocchi questa porcheria e faccia in modo che il regolamento sia etichettatura vera dell'origine di tutti i prodotti agroalimentari. Beh, noi con Striscia sono anni che portiamo avanti questa battaglia, ed è una battaglia che noi assolutamente dobbiamo vincere, perché ricordiamo che il prodotto alimentare tarocco nel mondo vale 60 miliardi di euro, sono soldi che potrebbero entrare tranquillamente nelle tasche dei cittadini, cioè dei cittadini, dei produttori, che ovviamente sono dei cittadini, e invece sono soldi che vanno nelle tasche di questi malfattori, perché voglio ricordare che chi tarocca è un malfattore, bisogna avere il coraggio di dirlo. Sono passati tanti ministri, tante promesse e purtroppo siamo rimasti noi di Striscia, Alfonso Pecoraro Scanio, insomma, e con la Fondazione Univerde, siamo rimasti non in pochi perché siamo tanti, ma dobbiamo arrivare nelle case dei cittadini e continuare a dire che bisogna assolutamente utilizzare prodotti alimentari originali. Non vuol dire che se paghi di più, mangi meglio. Si può pagare anche meno, ma mangiare originale, questo è il messaggio. E noi questo vogliamo avere, e tutti possono firmare nei mercati di Campagna Amica, sul sito di Campagna Amica, sul sito della Fondazione Univerde, e soprattutto restiamo sempre attivi e mobilitati, ha ragione Jimmy, perché questa è una battaglia che possiamo vincere contro le agromafie e le agropiraterie. 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. È stato un momento in tutto il mondo di riflessione su un tema centrale, importante, anche molto collegato al cambiamento climatico, cioè noi rischiamo di avere sempre più grandi problemi di scarsità di acqua da bere nel nostro pianeta, in particolare nelle megalopoli, in quelle grandi città che ormai vanno 20-30 milioni di abitanti, ma soprattutto perché col cambiamento climatico avremo sempre più problemi di questo tipo. Noi abbiamo fatto una bella iniziativa a Roma insieme al Consiglio Nazionale Forense nell'ambito della campagna Zero World 2020, cioè la campagna che abbiamo lanciato per arrivare entro le Olimpiadi del Giappone del 2020 ad avere trattati di pace, tregua o comunque uno stop ai conflitti in corso nel mondo. Tra i conflitti, molti sono conflitti legati anche all'acqua e soprattutto alcune sono tensioni che potrebbero determinare conflitti. Pensiamo per esempio al corso del Nilo,
È evidente che se i paesi che stanno, tipo il Sudan, l'Etiopia, che stanno all'inizio del fiume Nilo, decidessero di continuare a fare delle dighe o a fare o a ridurre il flusso di quell'importantissimo fiume, l'Egitto potrebbe reagire, addirittura essendo una potenza militare molto più forte delle altre, con un'azione militare molto pesante. E questo si riproduce in situazioni che vediamo in Turchia, nel conflitto israelo-palestinese, in molte zone dell'Africa, in Sud America. Abbiamo molte realtà dove le tensioni sono legate all'acqua. Quindi diciamo, potremmo dire, come ho detto in questo convegno, che non c'è pace senza acqua. Noi siamo, come esseri umani, abbiamo una grandissima necessità. Bere è fondamentale per noi. Ci sono ancora milioni, centinaia di milioni di persone nel mondo che hanno problemi di approvvigionarsi di bere. Uno dei diritti elementari, fondamentali, sancito anche come un diritto dalle Nazioni Unite. E quindi ecco perché le campagne a tutela dell'acqua devono continuare e soprattutto dobbiamo essere tutti noi più responsabili nell'uso razionale di questa risorsa e nel pretendere che nell'agricoltura ci sia risparmio dell'acqua, che le aziende industriali utilizzino acqua riciclata e non più acqua potabile, acqua di prima qualità per i processi industriali, e che tutti noi, anche nelle nostre attività quotidiane, iniziamo ad avere un rispetto di questa risorsa che è preziosa ed è fondamentale in questo pianeta, che è il pianeta blu. È ovvio che è blu per gli oceani e per le acque dei mari, e noi abbiamo un grande dovere, anche con le campagne No Plastic e Stop Plastic, di evitare di continuare a riempire i nostri oceani, i nostri mari, come se fosse una discarica di plastica e di rifiuti. Ma dall'altra parte abbiamo il grande tema delle acque potabili, dell'acqua dolce, che è solo il 2% dell'acqua del pianeta, e abbiamo un bisogno essenziale di quell'acqua perché noi viviamo grazie all'acqua.